Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Dopo la parentesi di FA 2012, dove abbiamo visto una serie di presentazioni, un Windows 8 importante e il lato Android con Samsung, LG, Sony e comunque produttori che hanno mostrato novità, adesso siamo insieme al Galaxy Note 10.1. Si tratta del primo tablet con sistema Note, quindi come il Note 1 5.3 pollici abbiamo la pennina, ed è il tablet migliore che abbiamo provato fino ad oggi con sistema Android. Non ci nascondiamo nel dirlo, è un tablet veramente molto prestazionale. Prima di addentrarci a livello software, andiamo a vedere un attimino quello che sono le confezioni di vendita, quello che abbiamo all'interno della confezione. Oltre ai manuali troviamo una confezione ricca, perché abbiamo l'auricolare, che può sembrare una diciamo scontata, ma in realtà su molti tablet anche da 500-600 euro non è presente. Abbiamo poi il cavetto USB e l'alimentatore, che in questo caso è connesso alla rete elettrica. Abbiamo poi questo accessorio, che fondamentalmente è un USB host che si va a incastrare nel connettore standard Galaxy Tab e ci permette appunto di utilizzare l'USB host. Abbiamo poi una serie di punte diverse per il pennino, quindi è possibile andare a modificare il tipo di punta del pennino. Ne abbiamo 5 di ricambio più una ovviamente inserita, e questo anello metallico per eliminare la punta e sostituire. Andiamo a vedere le connessioni. Abbiamo il jack da 3,5 mm, una porta infrarossi, micro SD nella versione 3G che telefona e riceve anche SMS. Abbiamo anche il vano SIM qua in alto, bilanciere del volume, accensione e spegnimento, pulito il lato destro e il lato sinistro, inferiormente il connettore che abbiamo visto prima e l'alloggiamento per la penna S Pen. Penna che vedremo in un video focus dedicato e che in questo momento vi faremo vedere soltanto marginalmente. Frontalmente due altoparlanti, fotocamera anteriore e fotocamera posteriore con flash da 5 megapixel. A livello prestazionale, dicevamo, abbiamo un prodotto veramente importante ed è il miglior tablet che abbiamo utilizzato fino ad oggi. Si basa su Android 4.4 Ice Cream Sandwich con la possibilità di aggiornamento a Jelly Bean tra brevissimo. Abbiamo già visto come infatti Samsung abbia rilasciato Jelly Bean in versione ancora non stabile, ma comunque arriverà sicuramente a breve su Galaxy Note. Torniamo alla home. A livello di hardware abbiamo un processore da quad core 1.4 GHz Exynos, ed è praticamente lo stesso processore montato sui Galaxy S3. Come Galaxy S3 abbiamo uno schermo HD, non è Full HD, è da 10 pollici, 1280x800 pixel, ma abbiamo ben 2 GB di RAM. La RAM è veramente una novità per quanto riguarda il settore dei tablet. Questo è il primo tablet con 2 GB di RAM, e la differenza si sente. Si sente come, in quanto si riesce veramente a gestire il nostro tablet, il nostro lavoro, in maniera impeccabile. Alla via abbiamo 1,2 GB di RAM libera, chiudendo tutte le applicazioni si arriva tranquillamente a 1,5 GB, ma la cosa sorprendente è che riusciamo tranquillamente a tenere aperte tutte le applicazioni che vogliamo senza nessun tipo di problema. Qui dicevamo all'inizio 1,5 GB chiudendo tutte le applicazioni, come vedete qua abbiamo fatto uno screenshot per mostrarlo, 1,512 GB di RAM. Abbiamo poi fatto anche uno screenshot per mostrarvi come riusciamo a tenere tranquillamente 17 applicazioni aperte senza problemi. Con queste 17 applicazioni avevamo ancora 250 MB di RAM libera senza nessun problema. Dunque, addentriamoci un po' al lato software. Abbiamo la suite S Pen, che ci permette di gestire tutte le funzionalità della pennetta, le vedremo in un focus approfondito. In questo momento vi diciamo soltanto che la pennetta ci permette di sbloccare il display nel momento in cui la leviamo dall'alloggiamento, oppure di attivare delle funzionalità rapide nel momento in cui abbiamo già acceso lo schermo, come questo diciamo tab laterale, che può essere comunque modificato andando a impostare i vari collegamenti che possono essere appunto modificati, e per esempio possiamo lanciare subito Polaris Office, Photoshop Mobile o altri programmi.
dicevamo comunque questa parte la vediamo dopo in un video focus approfondito. Quello che invece vogliamo farvi vedere subito velocemente è che con la penna non soffriamo di dei problemi di mano. Possiamo appoggiare la mano sopra al display e non abbiamo problemi nel segnare appunto la parte di display dove appoggiamo la mano, quindi una novità sicuramente interessante e gradita. Lasciamo la nota aperta, torniamo nella home. Come vediamo, la gestione delle home è veramente ottima, veloce, non abbiamo problemi nella gestione, nella reattività di tutto il sistema. Con Jelly Bean le animazioni saranno ancora più fluide, ma tutto si apre, in questo caso per la prima volta perché lo abbiamo riavviato, ma veramente in modo velocissimo. Apriamo un po' di applicazioni in modo da tenerle fondamentalmente in memoria, non siamo mai tornati indietro, abbiamo sempre premuto il tasto Home, in questo caso Photoshop Touch, lo andiamo ad aprire, come vediamo subito pronto, veloce. Abbiamo poi tutte le funzionalità di Photoshop Touch che in realtà noi non conosciamo molto bene, ma che ci permettono di gestire tutte le nostre immagini, andarle a modificare, personalizzare e creare dei veri e propri lavori mobile. Abbiamo poi la possibilità di gestire la porta infrarossi tramite l'applicazione per il telecomando, un'applicazione che risulta abbastanza ampia come compatibilità. Abbiamo poi la possibilità di gestire tutte le nostre marche e quindi comoda per usare al posto del telecomando il nostro Galaxy Note. Google Maps funziona molto bene, ovviamente qui abbiamo l'esperienza Android, ma Google Maps ci permette di andare a vedere lo status del GPS che è veramente formidabile. Come vedete abbiamo 15-16 satelliti su 16 presi e considerate che siamo all'interno di un palazzo al quarto piano di 5 piani a 3 metri circa dalla finestra, quindi non è una situazione in campo aperto. Davvero un ottimo GPS, preciso e che aggancia i satelliti come avete visto praticamente istantaneamente. Prima di andare a vedere poi la parte web, andiamo a vedere anche le altre applicazioni presenti. Ovviamente è presente l'archivio che ci permette di gestire i nostri programmi, i nostri file, come anche l'USB host. Abbiamo la galleria immagini che abbiamo visto molto rapida, molto veloce. Qui abbiamo Miss IFA 2012, abbiamo la possibilità anche qui di andare a selezionare i tag e quindi a eliminare i vari tag. In questo caso eccolo qua, tag volti, lo possiamo disattivare e anzi lasciamo questa immagine aperta, torniamo nella home, andiamo a prendere anche, sono presenti poi ovviamente tutti i software per quanto riguarda la fotocamera da 5 megapixel che scatta foto abbastanza bene, ovviamente un tablet però comunque le foto sono discrete. Possibilità di fare macro, possibilità di gestire tutti gli effetti, scatti e via dicendo. Video, purtroppo i video non sono in Full HD, sono come risoluzione in HD, comunque video che vengono abbastanza bene, ovviamente insomma è un tablet, non è la macchina fotografica il vero punto di forza. Scusate, siamo usciti, volevamo invece pigiare il tasto Home per lasciare l'applicazione in memoria. Fusi orari, Games Hub, tutte queste cose qui non ve le facciamo vedere. Possiamo entrare nel lettore musicale, anzi entriamo invece nel lettore musicale nel Music Hub, eccolo qua. Questi sono gli hub di Samsung, sono applicazioni un po' pesanti che ci permettono comunque di gestire la musica, i film e tutti i servizi di Samsung avanzati che non sono ancora possibili utilizzare all'interno del Play Store italiano. Per esempio, se noi andiamo a prendere Vasco Rossi, possiamo tranquillamente andare ad ascoltarci un pezzettino del brano in anteprima. Lasciamo aperto il Music Hub, andiamo anche a prendere il Film Hub, il Movie Hub, che in questo caso Video Hub, eccolo qua. Video Hub che anche in questo caso ci permette di andare a gestire i nostri film in maniera molto rapida, veloce. Qui abbiamo I Want You, un film che non conosciamo. Torniamo alle applicazioni. Ancora Games Hub per quanto riguarda i giochi, ancora applicazioni per quanto riguarda la gestione ovviamente del navigatore, Polaris Sophie, la suite ufficio che ormai è standard
su quasi tutti i Samsung, e ci permette di gestire facilmente i nostri fogli di calcolo, i nostri lavori. Possiamo tranquillamente gestire il nostro appunto il nostro lavoro quotidiano. Fin qui nulla di particolarmente nuovo. In realtà la novità è che tutte le applicazioni che abbiamo aperto sono effettivamente aperte. Ne vedete 13 qua, ma noi possiamo tranquillamente andare a prendere la nota che avevamo lasciato prima, e la nota è effettivamente qui aperta, rimasta dove l'abbiamo lasciata, così come Photoshop Touch è rimasto effettivamente aperto, non si è chiuso, non si è chiusa neanche l'immagine che avevamo prima. Ma soprattutto possiamo andare a prendere ad esempio internet. La gestione di internet è decisamente buona, in quanto non abbiamo nessun problema nella gestione di tutte le risorse. Qui abbiamo per esempio il nostro sito, come vediamo la velocità di scroll è veramente eccezionale, la velocità di pinch to zoom è ottima, qui come vedete in modo chiaro abbiamo il flash attivo. Non ci siamo neanche sognati di disattivarli, in quanto le prestazioni sono veramente micidiali, non ci sono problemi, lag, tutto funziona perfettamente, e non, veramente dobbiamo fare i complimenti. Qui abbiamo addirittura la pubblicità vocale. Andiamo a prendere anche HD Magazine, lo apriamo in nuova scheda in modo da avere due schede aperte. Qui non abbiamo anche qua nessun problema di sorta, quindi davvero una gestione internet e del web veramente efficace, la migliore provata su un tablet, ma in linea di massima su qualsiasi dispositivo Android che abbiamo provato fino adesso. Lasciamo il browser aperto, ma lo facciamo cliccando su questo tasto in alto, multischermo. Questa è una delle novità fondamentalmente del Galaxy Note 10.1, oltre alla nota, è che è possibile gestire per esempio il multischermo. Noi possiamo scegliere tra queste applicazioni che abbiamo visto, e effettivamente noi, vi ricordate, abbiamo lasciato aperta la galleria su questa immagine e lui si ricorda e è tutto rimasto in memoria, quindi apre effettivamente quell'immagine. Qui ci dà una serie di suggerimenti su come utilizzare le varie funzionalità che lasciamo, e il multischermo ci permette non solo di gestire le finestre, ci permette di scambiarle in maniera ovviamente rapida, ci permette anche tramite questo tasto di fare una screenshot per esempio soltanto a una parte dello schermo, e come vedete noi abbiamo questa è la parte diciamo attiva, ma qui abbiamo la parte dove possiamo per esempio andare a prendere col lazzo una parte del testo, selezionarlo, farci un po' quello che vogliamo, tagliarlo, in questo caso soltanto questa parte, vedete, lo schermo attivo, all'altra multifinestra è rimasta effettivamente sulla nostra Patrizia. Possiamo poi gestire altre cose come per esempio Polaris Office, ovviamente la multifinestra, qui Polaris Office era rimasto aperto nella gestione classica che avevamo, quindi nella gestione, scusate, del documento aperto. Polaris Office ci permette di gestire i documenti, ma all'interno della tastiera, come vedete, abbiamo tutte le screenshot che avevamo fatto in precedenza e sono rimaste in memoria. Quindi per esempio possiamo fare la screenshot, inserirla direttamente in Polaris Office, andarla a rimpicciolire e quindi avere da questa parte il nostro la nostra screenshot con il documento, dall'altra parte il nostro browser web che ci permette di gestire tranquillamente tutta la nostra pagina internet senza nessun rallentamento e nessun problema nella gestione anche con il flash appunto attivo. Ovviamente è possibile andare a chiudere la finestra tramite la X, tornare nella finestra diciamo normale, oppure tornare di nuovo nella modalità multischermo. Quando andiamo a chiudere la finestra, come vedete, si chiude effettivamente l'applicazione. Non avendola chiusa prima, la galleria rimarrà, scusate, avendola chiusa anche prima, anche la galleria si andrà a ricaricare. Viceversa, le note le ritroviamo dove eravamo. Altra cosa interessante è che quando noi per esempio andiamo a gestire la tastiera può essere modificata, può essere utilizzata in maniera fluttuante, oppure ancora con un pinch può essere usata sui due lati del tablet, destra, sinistra, sia in verticale sia in orizzontale. Come avete visto, andando a gestire il verticale, verticalmente il nostro multitab, abbiamo sia la finestra sopra che la finestra sotto attive, e possiamo poi ovviamente scambiare le finestre, e per esempio nulla ci vieta di avere tutto questa
ambaradam di roba, più andare per esempio a prenderci il nostro, la nostra galleria, a prenderci un bel video, andarlo a vedere, e in questo caso lo mettiamo in orizzontale, vi facciamo vedere anche la qualità video. E non contenti di avere il multischermo e tutto quanto, andiamo a premere il nostro, diciamo, mini try, andiamo a riprendere la finestra di internet che è rimasta aperta in multitab, e quindi abbiamo, in questo caso, abbassare un po' il volume se non usciamo di testa, abbiamo il video che può essere, come vedete, messo quasi a tutto schermo o semplicemente con il pinch, ma abbiamo il video che gira, abbiamo la pagina web aperta con tutti i contenuti flash dove possiamo tranquillamente gestire il nostro browser, abbiamo la possibilità di usare la pennetta nel momento in cui la facciamo uscire, abbiamo di nuovo tutte le nostre opzioni aperte, e tutto funziona senza il minimo rallentamento e senza nessun tipo di problema. Da questo punto di vista Samsung ha veramente fatto un'ottimizzazione eccezionale, e abbiamo un tablet veramente utilizzabile in tutte le occasioni. Andiamo a stoppare questo video. Ovviamente Play Store, ovviamente qui avevamo lasciato la musica che era sotto, qui avevamo acquisito la schermata, quindi tutto, come vedete, è veramente in punta di dito, nonostante, tra virgolette, nonostante Ice Cream Sandwich. Con Jelly Bean abbiamo visto una rinnovata velocità anche in tutte le animazioni, decisamente importante. Faremo, ovviamente, qui abbiamo ancora 500 MB di RAM libera, quindi veramente la RAM non è, finalmente non è più un problema. Faremo poi dei focus approfonditi su quanto riguarda il lato gaming, lato pennetta e la gestione poi generale di tutto il sistema. Per adesso possiamo soltanto dire complimenti Samsung per l'ottimo lavoro fatto con questo Galaxy Note 10.1, degno veramente di nota, con una qualità e una gestione di tutte le funzionalità veramente eccezionale. Dicevamo, magari noi vogliamo guardare un po' internet e nello stesso tempo vogliamo vedere un film, quindi perché non guardare un film in alto e navigare sul nostro sito web preferito, andando magari nel blog Android o ancora andando a vedere l'ultima recensione delle auto che abbiamo nel blog Motori di HD Blog. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, da Nicolò con il Galaxy Note 10.1 è tutto, per appuntamento ovviamente con i prossimi focus, un saluto.